Se penso alla parola chiesa mi viene in mente un posto dove sono stata da molto giovane, non adesso, che ho lasciato stare per parecchi anni e in cui sono ritornata dopo parecchio tempo, per altri motivi in realtà, non per volontà mia. Beh, la parola chiesa cattolica mi fa venire in mente a un'entità che dà dei valori alla società e promuove questi valori come la famiglia o la fede. Intanto la formazione della gioventù, poi l'aiuto a quelli più anziani come me. Nel bisogno dove si va? Si va dal parroco, si va dal dottore o dal parroco. L'ultimo che ci dà l'aiuto chi è? Il parroco quando si benedice, quando andiamo dall'altra parte. Mi viene in mente l'ingerenza della Chiesa nella politica italiana, la prima cosa, è quella lì. Poi mi viene in mente 8 per 1000, sì, che viene dato alla Chiesa Cattolica come a tante altre organizzazioni. E poi mi viene in mente la potenza della Chiesa, non solo in Italia, soprattutto in Italia, ma anche nel mondo. Poi mi vengono in mente i preti che sono sempre meno, soprattutto perché non possono sposarsi. Chiesa cattolica mi fa venire in mente valori e fede soprattutto. Questa istituzione secondo me si interessa della fede e ha fede nei suoi fedeli di infondere tutta una serie di valori, di principi e di aiutare il prossimo e di far capire a tutte le persone quali siano le vere cose importanti nella vita. Beh, la parola Chiesa Cattolica mi fa venire in mente sia delle immagini belle che delle immagini brutte. Le cose belle potrebbero essere la trasmissione di valori che la Chiesa può dare, oppure anche la speranza che può trasmettere ai fedeli. La parola Chiesa Cattolica mi fa venire in mente famiglia, mi fa venire in mente società, affetto e calore. La Chiesa ha la capacità comunque di portare vicino persone, di dare degli aiuti importanti tramite la Caritas, di aver creato delle associazioni vere che funzionano. Il contributo più importante che la Chiesa dà alla società, secondo me, è quello comunque di aiutare le persone più deboli e dare dei valori, farsi promotrice di alcuni valori fondamentali della storia, della civiltà, come ad esempio la famiglia o comunque il matrimonio, la fede in Dio, la vita. Secondo me è la speranza, che da sempre ha aiutato le persone a sopravvivere molto spesso a condizioni disumane. Chiesa intanto va più sul morale, non sul materiale. La Chiesa va più su quello che uno pensa, quello che uno crede. Gli altri invece fanno sul materiale, qui più sul morale. Io quando vengo in Chiesa, più che pregare, penso. Mentre le altre cose si legge, si sente, vengono dentro da un orecchio, escono dall'altro, trovano un tempo e lasciano lo stesso tempo che hanno trovato. La Chiesa invece fa pensare. Io credo che la comunità sia questa, che la comunità deve essere gioiosa e vivere nel bene e nel male. Io ho tanti anni, sono tanto vecchia, sono stata elevata in una comunità che avevano 600 abitanti con le galline, però aveva un sacerdote che era fenomenale per noi ragazzi che eravamo piccoli, e i nostri genitori ci hanno insegnato questo, che bisogna fare quello che dice il Vangelo, e non avevano né Bibbia e né niente. Specificità in positivo è quella che tanti preti aiutano la povera gente, sicuramente. Questo così, almeno la Vulgata è questa. Poi di negativo mi viene in mente questa nomina degli insegnanti di religione nelle scuole che spetta al vescovo, non mi pare giusto. Il contributo che la Chiesa dà alla società contemporanea è un contributo sicuramente importante, perché rimane sempre un posto in cui i giovani riescono a riunirsi e riescono a costruire qualcosa insieme.
perciò i giovani che sono il seme del futuro sicuramente lì trovano terreno fertile dove poter costruire il proprio futuro. Persone hanno sulla Chiesa, anche quella che è la missione della Chiesa. Ora ascoltiamo dal Catechismo della Chiesa Cattolica quello che la Chiesa pensa di se stessa. Nel linguaggio cristiano il termine Chiesa designa l'assemblea liturgica, ma anche la comunità locale o tutta la comunità universale dei credenti. Di fatto questi tre significati sono inseparabili. La Chiesa è il popolo che Dio raduna nel mondo intero. Essa esiste nelle comunità locali e si realizza come assemblea liturgica, soprattutto eucaristica. Essa vive della parola e del corpo di Cristo, divenendo così essa stessa corpo di Cristo. Ascolteremo due brani della Sacra Scrittura, ci permetteranno di entrare in quel mistero dell'essere Chiesa. Dal Vangelo di Luca. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro:
perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Dalla prima lettera di Giovanni. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Thank you.
l'Avent finisce. L'Avent finisce. You haven't finished. Sì. You haven't finished. Ah, you had to put. So you think here we be? On the other part, when Bishop consecrated the churches, have has to work with the cement or not to put the relics. Nonostante non sia in abiti episcopali, penso sia stato facile riconoscermi in questo video mentre stavo posando il primo mattone di fango in una chiesetta in Africa. Come si vede anche dalla foto successiva, non è il mio mestiere fare il muratore. Per fortuna ci hanno pensato poi gli altri a costruire la chiesa, che alla fine è diventata così come si vede adesso in questa foto, quindi nonostante il mio mattone di fango. Ecco, ma perché ho voluto presentarvi le immagini di un avvenimento che non è così raro nei villaggi africani, appunto quello che documenta la costruzione di una cappella? Ecco, perché quello che mi è successo in Zambia alla fine del luglio del 2007 nel villaggio di Kabila, che qui vedete nella duplice versione della stagione secca e di quella delle piogge, è stato assistere alla nascita della Chiesa in una piccola comunità cristiana, non tanto di una chiesetta di fango, quanto proprio della Chiesa. Mi era sembrato allora di tornare a 2000 anni fa, quando le chiese nascevano ad Antiochia, a Perge, a Smirne, a Filippi, a Corinto e così via. Vi racconto brevemente la storia di questo piccolo villaggio in mezzo alla foresta, creato da gente proveniente da altri due villaggi. Nessuno era cristiano, tranne la signora Mary, una donna sposata con un bravo uomo, Mr. Choma. Erano marito e moglie da quasi 50 anni, ed erano stati insieme sempre, nonostante il contesto della loro cultura non favorisse la fedeltà coniugale. La signora Mary e suo marito erano persone stimate da tutti, ed è stato naturale nominare il marito capovillaggio. A lui, tra l'altro, si doveva lo scavo del primo pozzo, che aveva permesso al villaggio di sopravvivere anche nella stagione secca. Non ci volle molto per le donne del villaggio a capire che la signora Mary era diversa, diversa da loro. Non credeva negli spiriti, non partecipava ai riti della religione tradizionale, ma non era isolata dagli altri, anzi era sempre molto disponibile e attenta a tutti. Non nascondeva di essere cristiana e parlava del Vangelo alle persone che erano incuriosite della sua fede e le chiedevano informazioni. Vedendo che gli abitanti del villaggio mostravano un certo interesse e non sentendosi in grado di fare tutto da sola, pensò bene di andare a chiamare un catechista in un villaggio vicino. Mister Signangue arrivò e si rese disponibile a spiegare la fede cristiana a chi era interessato, compreso il marito della signora Mary. Incominciò poi a recarsi regolarmente al villaggio anche una suora di Maria Bambina, che proveniva da una missione da diverse ore di cammino. Nel frattempo la signora aveva costruito una piccola chiesetta, una piccola cappellina, vicino alla sua casa, che la gente cominciava a frequentare. Ecco, la vedete nella foto, non so se riuscite a leggere, ma c'è scritto Infant Mary Catholic Church. Il nome, Infant Mary, non voleva solo ricordare le suore di Maria Bambina, ma, così aveva spiegato la signora al missionario, essere un aiuto per avere sempre presente che il Signore si era ricordato anche della loro piccola e sperduta comunità. Nei mesi successivi, diversi uomini e donne chiesero il battesimo, scoprendo nella fede cristiana, e questo è un tratto caratteristico in Africa, un senso di liberazione da tante paure, da tante credenze tradizionali che rendono schiavi.
Ecco la celebrazione di un battesimo in questa bella foto. E nell'immagine successiva si vede il marito della signora. Lei è vestita come si usa in Zambia, quasi da suora, quella che è in mezzo. A sinistra di lei c'è il catechista, il giorno del battesimo del marito, che era anche il loro 50° di matrimonio. Dopo un po' di tempo, gli abitanti del villaggio decisero di costruire una vera chiesetta perché la cappellina non bastava più, dal momento che tutti erano diventati cristiani. Io sono arrivato a questo punto del loro cammino, giusto in tempo per collocare simbolicamente il primo mattone e per sentirmi raccontare la loro storia che vi ho appena narrato. Una chiesa bambina, quella di Kabila, mentre noi siamo una chiesa adulta, forse persino vecchia per certi aspetti, con il tesoro di grandi ricchezze e tradizioni di preghiera, santità, cultura, riflessioni, risorse, ma forse anche un po' appesantita e stanca. Una chiesa, lo abbiamo sentito nel video iniziale, anche apprezzata come apportatrice di valori, di moralità, di speranza, ma insieme criticata quasi ogni giorno per diversi aspetti problematici. Una chiesa che qualche volta non sa più bene chi è, che forse riesce a definirsi solo in astratto, ma non sa più farlo in concreto. A questa chiesa, alla nostra chiesa, può fare bene guardare a una chiesa nata da poco, come a chi è anziano, a chi è adulto, fa bene andare in un reparto di maternità, incontrare dei bambini e provare a comprendersi a partire da loro. Noi invece siamo abituati a fare il contrario, a capire i bambini proiettando su di loro, o peggio imponendo loro, basta vedere la pubblicità, i nostri modi adulti di vivere. È Gesù stesso invece che ci invita a essere come bambini per entrare nel regno dei cieli. Attraverso questo racconto, allora stasera, voglio proporvi una prima pista per capire come essere chiesa, guardando una chiesa neonata come quella di Kabila. Come è nata? Ve l'ho appena raccontato. Una donna credente che vive la sua fede e la testimonia con una vita retta, aperta agli altri, generosa, nell'aiutare chi le chiede qualcosa, capace con il marito di assumere anche un ruolo di servizio al villaggio. Ecco la testimonianza. Una donna poi che all'inizio da sola e poi con l'aiuto di un catechista, di una suora, non perde occasione nelle circostanze semplici della vita per parlare del Vangelo e di Gesù, morto e risorto per noi, capace di liberarci dai peccati e da tutte le paure che ci rendono schiavi. Ecco l'annuncio. E a poco a poco, ed è il bello della Chiesa, anche chi si fa battezzare diventa a sua volta un testimone, uno che parla di Gesù. Una donna, infine, che con i primi credenti individua un piccolo luogo dove la comunità, che nel frattempo si è formata, possa ascoltare la parola di Dio e celebrare i sacramenti. Ecco la Chiesa, che è comunione nutrita dalla parola e dai sacramenti. Con semplicità e nella normalità della vita di tutti i giorni, a Kabila si è realizzata la parola di Dio, offerta a noi questa sera dai due brani che abbiamo ascoltato. Il Vangelo, che invita a essere testimoni presso tutti i popoli, anche in un villaggio sperduto nella foresta, di Gesù morto e risorto, il Salvatore, che ci porta la pace e il perdono, ci spiega la sua parola e si fa nostro commensale. La prima lettera di Giovanni, poi, che presenta la dinamica dell'annuncio, della missione che allarga la comunione della Chiesa con l'adesione di chi crede all'annuncio, sapendo che questa comunione, l'abbiamo ascoltato, è col Padre e il Figlio suo Gesù Cristo. Tutto ciò, a ben vedere, si realizza anche nelle comunità cariche di secoli di tradizioni come la nostra. Al di là di tante realtà, strutture, iniziative, attività, anche belle, ma che rischiano di fare troppo da schermo all'essenziale,
anche le nostre comunità nascono dalla testimonianza di una vita cristiana, da un annuncio fatto alle nuove generazioni, ma ultimamente e sempre di più anche a chi adulto non è battezzato perché appartenente a un'altra religione o non credente. Anche le nostre comunità si nutrono della parola e dei sacramenti donati da Gesù. Anche le nostre comunità vivono una comunione che, pur con i limiti e le inevitabili debolezze umane, è segno e inizio della comunione col Padre, il Figlio e lo Spirito, ciò che costituisce il Regno di Dio. Ma si vede tutto questo? È possibile percepirlo dall'interno e da chi ci guarda da fuori? Vi indico allora una seconda pista da percorrere questa sera per capire chi siamo come Chiesa. Userei un termine proprio del linguaggio dell'informatica, che indica un rimedio da utilizzare quando i computer si bloccano, il reset, cioè l'azzerare la memoria, annullare i vari programmi in esecuzione e ritornare alla situazione originaria. Provate allora stasera a resettare tutte le idee, le convinzioni, le emozioni, i sentimenti che avete sulla Chiesa. Fate davvero tabula rasa e provate a vedere tutto come se fosse la prima volta che entrate in contatto con questa realtà. Potete farlo nelle vostre comunità, ma possiamo provare già stasera, immaginando che all'inizio del nostro incontro sia entrato lì in fondo una persona estranea che non sa assolutamente niente della Chiesa. Probabilmente ci chiederebbe perché una fredda sera d'inverno siamo usciti di casa per venire qui. Che cosa c'è da guadagnare, da comprare, da fare? E si meraviglierebbe se gli dicessimo che siamo qui per pregare e per ascoltare e riflettere sulla parola di Dio. Probabilmente poi ci chiederebbe se ci conosciamo tra di noi, se siamo parenti, amici, insomma, che cosa ci lega. E noi gli diremmo che è vero, alcuni di noi si conoscono ma altri no, e che comunque non siamo necessariamente amici, ma certamente siamo fratelli e sorelle perché abbiamo un padre. E per essere onesti, gli diremmo anche che qualche volta litighiamo, non ci capiamo, siamo magari un po' invidiosi degli altri, gelosi di quello che facciamo noi, ma che nella Chiesa c'è la possibilità sempre di chiedere perdono al Padre e ai fratelli perché qualcuno ci ama e ci ha perdonati. Nel tentativo di capirci, magari ci domanderebbe poi quanto costa il biglietto d'ingresso e quanto guadagnano quelli che hanno preparato questo incontro, quelli che leggono e fanno il servizio di accoglienza, i bravissimi ragazzi che suonano e così via. E ci prenderebbe per matti scoprendo che tutti sono qui gratuitamente e che anzi molti hanno messo a disposizione tempo, intelligenza, aiuto, anche materiale, perché tutto funzioni bene. E resterebbe a bocca aperta sapendo che di solito si fa così nelle nostre comunità. I lettori, i catechisti, gli operatori del centro di ascolto, chi pulisce e addobba la chiesa, chi suona, chi canta e così via, tutti offrono il loro aiuto e le loro energie non per ottenere un compenso, ma per vivere la loro partecipazione alla comunità. A questo punto il nostro ospite potrebbe essere portato a chiedere: e se diventassi dei vostri, cosa dovrei fare? Quanto dovrei pagare? E sarebbe contento sapere che non si paga niente e che tutti sarebbero contenti, che anzi ci sarebbe la signora tale e il signore tal'altro disponibili a spiegare il Vangelo, ad andare a trovarlo anche a casa sua, se gradisce. E se questo nostro ospite fosse povero, subito ci sarebbe qualcuno che lo indirizzerebbe all'Emporio della Solidarietà o ad altri centri di aiuto. E se infine ci chiedesse notizie su quel personaggio vestito di bianco, di cui tutti parlano e che sta a Roma, gli diremmo che è il Vescovo di Roma, il successore di San Pietro, l'apostolo che il Signore ha scelto per essere la roccia della Chiesa e il principio di unità di tutti i cristiani,
da Roma a New York, da Parigi a Tokyo, da Gorizia a Kabila. Gli spiegheremmo che siamo dispiaciuti perché ci lascia, ma che capiamo il suo esempio di fede e di umile servizio. Del resto, lo aveva detto il fondatore della Chiesa. Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande fra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo fra voi sarà schiavo di tutti. Mi fermo qui. Fantasie, utopie, racconti promozionali forse un po' troppo ottimistici? Giudicate voi. Però come si fa a non voler bene a questa Chiesa, anche se si presenta a volte come una sorridente neonata, a volte come una donna nel pieno delle forze e della bellezza, a volte infine come una signora un po' attempata e con qualche ruga? Non dimentichiamo quello di cui San Paolo ci assicura. Cristo ha amato la Chiesa, dice, e ha dato se stesso per lei per renderla santa, purificandola col lavacro dell'acqua mediante la parola e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Questa Chiesa amata da Cristo siamo noi. Per Lui siamo sempre la Sua sposa, perché Lui, agnello immolato, ha dato il Suo sangue per noi. E questo ci basta.
Senz'altro questo silenzio è carico in ciascuno di noi di pensieri, riflessioni, domande, preghiere. In questo momento siamo chiamati, così chi desidera, di redarlo, di scriverlo, di darlo come testimonianza e lasciarlo poi quando usciremo alla porta della Chiesa. È un momento nel quale noi possiamo un po' comunicarci, poi ritroveremo eco di queste nostre domande, riflessioni e preghiere. Chi lo desidera lo può fare in questo momento. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se l'orecchio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato?
E vogliamo concludere questo nostro incontro così molto semplice, ma che penso ci aiuta anche tramite la bravura di questi ragazzi, che ringraziamo davvero tutti con grande soddisfazione, grande cuore, perché sono stati davvero bravissimi, ma tutti noi siamo davvero una sinfonia, ognuno di noi è un po' uno strumento nelle mani del Signore e tutti insieme ci sentiamo Chiesa. Qualche volta facciamo come un po' loro all'inizio, un po' fatica ad accordarci, ma poi lavoriamo, no? Ciascuno un po' da solista, un po' insieme. E proprio per questo allora vorrei invitarvi a concludere alzandoci in piedi e dicendo la preghiera che è propria del cristiano, che è il Padre nostro, la preghiera che è detta in ogni parte del mondo. Non so se ci pensiamo quando la diciamo, ma è così. Il Padre nostro è la preghiera universale del credente, anche della signora Mary, quel signore di cui vi ho raccontato la storia è morto, il marito, qualche anno fa, ma la signora c'è ancora, e quindi insieme anche quel piccolo villaggio, piuttosto con tutte le realtà del mondo, naturalmente insieme a Papa Benedetto, diciamo Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata a tutti. La catechesi verrà trasmessa anche su Telemare nelle prossime serate, compatibilmente con i risultati delle elezioni. Troverete sul sito dell'Arcidiocesi anche la registrazione della serata e anche il testo della catechesi dell'Arcivescovo. All'uscita, chi desidera, ci sono alcune copie della DVD dell'ingresso solenne dell'Arcivescovo a Gorizia. Possiamo lasciare le nostre penne e la preghiera o il foglietto che abbiamo compilato ai ragazzi sull'ingresso.